è la semplice cronaca della giornata di un uomo. Il suo lavoro ha inizio prima dell'alba e finisce a tardanotte. Le sue responsabilità sono numerose, gravi e talvolta drammatiche. Il suo stipendio è modesto. Pure egli è orgoglioso della carriera che ha scelto e non la cambierebbe con nessun'altra. Perché? Forse la cronaca di una giornata della sua vita ci darà la risposta. A un capitano sono affidati 150 uomini ed egli è con loro dal momento in cui si destano. La nazione glieli affida perché completi la loro educazione di cittadini di un paese civile e libero. Il capitano e i suoi uomini sono gente in gamba e questo lo si vede con una sola occhiata al cortile della caserma, dove già pochi minuti dopo la sveglia rote a vorticoso uno splendido carosello di giovani gagliardi. A un tratto, la veloce e spericolata girandola del reparto si arresta di colpo. Si rendono gli onori al colonnello, comandante del reggimento. Poi, dall'immobilità scultorea dell'attenti, scattano nuove evoluzioni rapidissime al ritmo festoso della fanfara. È giunta l'ora dell'esercitazione tattica. Mentre gli uomini corrono alla adunata, il capitano dà agli ufficiali subalterni le ultime istruzioni per quello che è l'esauriente collaudo delle virtù dei suoi uomini e dell'addestramento del suo reparto. E quindi la misura significativa delle sue capacità di comandante. Il rancio, dopo l'intensa fatica, è una gradita parentesi di ristoro in una semplice cordialità familiare.
Se qualcuno dei suoi ragazzi non è sereno, il capitano se ne avvede, ne ricerca i motivi, si impegna con schietta umanità a trovare un rimedio alla pena di ognuno. Fabbri, vieni qua. Che succede? Hai avuto cattive notizie da casa? Signor, sì, mi hanno scritto che mio padre è molto malato. Passa in fureria. Stasera andrà in licenza, va bene? Sì, grazie, signor capitano. Anche questo fa parte della sua missione, che in una società civile è fra le più alte. Egli è maestro ed amico, guida ed esempio. Nelle aule didattiche la sua precisa competenza diviene chiaro magistero che apre agli uomini del suo reparto nuovi orizzonti e nuove possibilità. Anche i pochi meno favoriti, alle prese con l'alfabeto, sono spronati e confortati dalla sua vigile e affettuosa presenza. Quando la giornata di lavoro dei suoi ragazzi è finita, il capitano resta ancora in mezzo a loro nello strepito gioioso dello spaccio. Nell'umana simpatia della sua partecipazione a ogni ora della vita del reparto, è il segreto di una convivenza efficiente e serena. Libera uscita. Il capitano si avvia tra l'impazienza lieta dei suoi uomini verso la sua ora di svago. Forse a un trattenimento nella casa di uno dei molti amici a cui lo rendono caro la schietta lealtà e la semplice nobiltà della sua vita. Ma il suo riposo è breve. Lo attendono nel suo ufficio i libri, nei quali egli cerca con appassionato interesse l'aggiornamento continuo della sua cultura e della sua preparazione. Così lo sorprende la tromba del silenzio, che gli reca sull'onda del noto richiamo i sogni e i ricordi. Anche quella fotografia è un ricordo di quando i suoi uomini andarono di guardia al Milite Ignoto. Fu al tramonto di una giornata come questa e la gente per le strade applaudiva i soldati. Davanti al sacello la loro marcia si arrestò e il capitano sentì che i suoi ragazzi avevano recato fin lì una decisiva testimonianza, una fiamma preziosa e insostituibile della quale egli, con essi, è il custode.